durante il Covid, noi con il nostro giornale 089.it abbiamo cercato di essere vicini a tutta la Valle dell'Irno. Il nostro è un giornale che ha dato sempre testimonianza, forza e ricordo anche i momenti di comunicazione istituzionale con il sindaco Vincenzo Sessa, prossimo candidato a sindaco di Fisciano. Erano momenti importanti, difficili, l'unità di crisi, i positivi, i momenti in cui tutti eravamo chiusi in casa. C'è sempre stato sacrificio, c'è sempre stata sudore, c'è sempre stata voglia di fare il sindaco con la S maiuscola ed è un piacere per me far venire qui il candidato a sindaco Vincenzo Sessa. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, era doveroso essere qui insieme a voi perché vogliamo toccare come sempre tutte le parti del nostro splendido territorio, territorio che in questi 5 anni abbiamo cercato di trasformare, di migliorare, di rendere più vivibile. 5 anni fa ci eravamo posti due macro obiettivi. Uno è stato detto, la pubblica illuminazione, ci siamo riusciti, un altro era il rifacimento di tutto il manto stradale del comune. Con un po' di ritardo abbiamo fatto anche quello perché il 13 settembre è stata pubblicata la gara per 2,5 milioni di euro che consentirà il rifacimento di tutto il manto stradale del comune. Quindi per fine anno inizieranno i lavori, quindi quando si arriva da Pizzolano verso Villa, adesso c'è la luce e fra poco ci sarà pure l'asfalto. Era nostro dovere farlo perché tutto il nostro territorio deve avere le stesse opportunità. In questi anni abbiamo messo in campo tantissime iniziative, tantissime cose che, come ricordava prima il vice sindaco, hanno valorizzato la cultura, perché fare cultura non vuol dire soltanto presentare un libro, fare un convegno, ma fare delle iniziative che restino soprattutto per i nostri ragazzi, perché sono il nostro futuro. Quindi abbiamo dato delle opportunità ai nostri giovani in collaborazione con l'università, perché vorrei ricordare a qualcuno che secondo me è rimasto fermo a 5 anni fa, che l'unica cosa che non ha più il comune di Fisciano con l'università è l'appalto per la pulizia dell'università, perché è stato lasciato 5 anni fa. Purtroppo qualcuno, come ho detto, è fermo a 5 anni fa, quindi ricorda solo questo. Nel frattempo siamo andati avanti e ci sono stati una serie di iniziative che hanno portato a una serie di protocolli d'intesa con i vari dipartimenti, quindi i nostri giovani, i giovani che frequentano l'università possono essere presenti al comune a fare tirocini, i nostri cittadini all'interno dell'università hanno diverse opportunità grazie a una proficua collaborazione che in questo momento il nostro ente ha con l'Università degli Studi di Salerno, che deve essere sempre più centrale per la nostra comunità. Noi abbiamo una squadra di donne e di uomini coraggiosi, forti, autorevoli, di ragazzi competenti. Abbiamo l'entusiasmo della gioventù e l'esperienza di chi in questi anni ci ha amministrato, ma soprattutto abbiamo l'affetto e il sostegno di tutti voi, perché stiamo attraversando in lungo e largo il nostro territorio, casa per casa, piazza per piazza, strada per strada, perché lo conosciamo e l'amiamo. Lo abbiamo dentro al cuore perché è il nostro territorio, la nostra comunità e quindi vorremmo far sì che la nostra comunità sia sempre più unita, sia sempre più un modello di sviluppo non solo per la Valle dell'Irno ma per l'intera provincia di Salerno. E stiamo diventando un riferimento anche per altri comuni perché abbiamo un'amministrazione giovane, un'amministrazione capace, abbiamo una comunità che ci segue, che insieme a noi ha indicato un percorso e lo sta portando avanti. Non solo questo, stiamo cercando di ampliare anche l'offerta per il servizio di trasporto urbano, che in questi 5 anni già abbiamo migliorato, perché volevo ricordare che 5 anni fa, il 55, che è il pullman che attraversa tutto il nostro territorio, faceva solo 3 corse, oggi ne fa 8. Manca l'ultimo pezzettino perché abbiamo intenzione di far arrivare il 55 a metà del Parco Menotti, quindi per dare un servizio anche a questa parte importante di territorio. Quindi mercoledì della settimana scorsa abbiamo
grazie a un accordo tra il Comune di Fisciano e le Ferrovie dello Stato, che è proprietario di Bus Italia, abbiamo ampliato l'offerta con una linea scolastica che arriva all'Istituto di Mercato, Superiore di Mercato San Severino, che non è più al centro sociale ma è stato spostato a San Vincenzo, quindi i nostri ragazzi avevano difficoltà a raggiungerlo. Il prossimo step è un altro piccolo tratto che dalle scuole elementari di Pizzolano possa raggiungere almeno metà del Parco Menotti. Questo può essere un altro servizio per i nostri ragazzi, per i ragazzi che vivono questa splendida parte di territorio, perché in questo modo saranno anche loro collegati con la restante parte del comune e dell'università. Questo è quello che intendiamo fare, questo è quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto in questi anni. Noi siamo qui, siamo del territorio, siamo di Fisciano, ognuno ha le sue peculiarità, ognuno ha le sue caratteristiche, ma soprattutto siamo residenti qui, abbiamo vissuto da piccoli qui, siamo cresciuti in questa terra e l'amiamo dal profondo del nostro cuore. Quindi il 3 e il 4 ottobre vi chiediamo un aiuto che già ci avete dato 5 anni fa, vi chiediamo di riconfermarci alla guida di questa città e siamo sicuri che grazie al vostro sostegno dal 5 ottobre continueremo a governare insieme a voi e ad amministrare questa splendida comunità che è la città di Fisciano. Grazie a tutti.